Dell'Associazione di Italo Cecco Fornara e del Comitato per l'Organizzazione del Festival. Volevo ringraziare sicuramente gli insegnanti, il vostro preside e Davide Maggi che ha accettato questo invito. Davide Maggi poi lo presenterete voi chi è, cosa fa, però io volevo precisare che oggi non è qui come professore, ma come grande amico e ci darà una mano a risolvere, a capire alcuni problemi importanti, quali il titolo di questo incontro. Quindi io non avrei altro da dire se non ringraziare Davide Maggi che sicuramente anche oggi ci farà sentire le sue parole ma in un'ottica diversa, non sarà professore e vedrete che avrà sempre un'attenzione particolare come da sempre fa. Alla persona e al valore della persona, questa è una cosa che do veramente lo ringrazio da tutte le altre conferenze. Quindi io ringrazio anticipatamente Davide Maggi e ringrazio molto la vostra presenza. Se voleva, ecco lo dico. Il professore Davide Maggi ha conseguito una laurea in economia aziendale presso l'Università Milano di Bocconi di Milano. È dottore commercialista e revisore contabile per lo studio Cornevara. Insegna economia aziendale presso il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi del Piemonte. È aggiunto il professor presso l'Università Bocconi di Milano, dove è anche docente alla scuola di direzione aziendale. È membro dell'European Business Ethics Network, che si propone di contribuire alla diffusione della cultura e dell'etica e della responsabilità economica, sociale e ambientale nelle aziende private, pubbliche e non profit, nell'ambito delle professioni e nel mondo accademico. Infine è vicepresidente della Fondazione Comunità Novarese Aulus. Quindi un'altra cosa, approfittiamo di questo pomeriggio, visto che abbiamo il nostro amico Davide Maggi per fare domande, insieme dobbiamo fare questo incontro, quindi vi chiedo una partecipazione da parte di tutti, così animiamo bene questo incontro. Adesso lascerei la parola a Davide. Grazie. Finiremo la giacca perché non è il professore, quindi sappiate che potete chiedergli di tutto. Tolgo la giacca del professore. Bene, no, io ringrazio il Festival della Dignità Umana per avermi coinvolto in queste iniziative. Non è la prima volta che partecipo ai incontri del Festival, che ritengo davvero molto importanti. Siamo alla quinta edizione di questo Festival ed è unico in Italia il Festival della Dignità Umana, cioè con il parla del tema della dignità umana declinata in tanti ambienti, in tante situazioni, rispetto anche alla contemporaneità che stiamo vivendo. L'occasione di oggi è interessante perché mi piace innanzitutto parlare a giovani, ragazzi. Io oggi non sono professore, ma come ha letto il nostro amico, il mio curriculum, io faccio il professore, anche il professore, quindi ho a che fare quotidianamente con ragazzi come voi che hanno qualche anno in più di voi, ma che hanno negli occhi il loro futuro, il loro destino e sono curiosi anche di sapere se la strada che stanno intraprendendo è una strada che potrà portarli anche ad avere una soddisfazione nella vita. Vedete che non uso la parola successo, non mi piace dire la persona di successo, eccetera. L'importante è sentirsi soddisfatti. La soddisfazione non vuol dire essere il più ricco del mondo o avere chissà che, no, significa contemperare tanti aspetti, mettere insieme tanti aspetti che ci interessano per essere innanzitutto persone. E quando una persona poi sta bene al suo interno, sta bene anche con gli altri, ha una buona relazione e questo lo può portare ad essere soddisfatto di quello che fa
e soddisfatto anche nella vita che conduce insieme agli altri. Quindi questo è quello che io vi auguro da subito, sicuramente di intraprendere un cammino che vi possa realizzare da questo punto di vista, perché è un tesoro importante che dobbiamo ricercare, ma sono sicuro che le persone, se ricercano questa via, la possono anche trovare. Quindi questo è un augurio che voglio farvi da subito, proprio perché ho un pubblico giovane davanti e la cosa mi fa particolarmente piacere. Il tema di cui trattiamo oggi è un tema estremamente di attualità, perché come vedete c'è scritto in compagnia dei robot, quale speranza di lavoro nell'era digitale. Sicuramente voi avete letto sui giornali, avete sentito su internet, avete visto su internet, avete sentito attraverso i canali che vi informano di tante cose, alcune cose giuste, altre cose sono fake, come sappiamo, quindi c'è tutto un panorama di informazione che va analizzato e bisogna sapere distinguere quelle che sono le informazioni buone da quelle che invece si stanno dando delle informazioni non corrette. Ebbene, avete letto, avete sentito che c'è il tema dei robot che stanno avanzando, quindi siamo nell'era digitale, siamo nella quarta rivoluzione industriale, infatti penso che tutti voi abbiate almeno una volta sentito parlare di industria 4.0, utilizzare questo tipo di, così, di espressione. Cosa vuol dire, perché industria 4.0? Perché siamo nella quarta rivoluzione industriale. Vuol dire che prima di oggi ce ne sono state tre, almeno alle nostre spalle, e che ci hanno portato fino ad arrivare ad oggi, no? Quindi ecco perché, peraltro, questo 4.0 è stato coniato in Germania, è un'espressione che è nata da lì, e quindi si è poi sviluppato ed è stata virale, per cui a quel punto tutti hanno iniziato a utilizzare l'espressione industria 4.0, sviluppo 4.0, per dire che siamo nella quarta rivoluzione industriale. Voi sapete che le rivoluzioni industriali hanno davvero rivoluzionato il modo di vivere delle civiltà, cioè si sono inserite all'interno di un tessuto sociale ed economico e hanno inciso notevolmente sui modi di vita, sugli usi, sulle consuetudini, sulle relazioni umane, cioè tutto questo, cioè il cambiamento di un sistema economico industriale ha inciso sul modo di vivere delle persone, no? E quindi non solo ha avuto degli impatti dal punto di vista economico, ma ha avuto anche degli impatti dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, eccetera. Cioè tutti i vari aspetti della vita vissuta in comunità, vissuta insieme, vissuta nelle relazioni, è stata in qualche modo incisa dalle diverse rivoluzioni che, grazie alla tecnologia, grazie allo sviluppo della conoscenza e del sapere, si sono via via accumulate e hanno cercato di portare delle soluzioni nuove che potessero in qualche modo soddisfare sempre di più le esigenze delle persone attraverso la creazione di beni e di servizi che poi appunto sono quelli che oggi, arrivati nel 2018, noi utilizziamo quotidianamente. Il fatto di avere oggi una scatolina di questo tipo qua, così piatta e dal quale c'è dentro il mondo, no? Evidentemente è una cosa straordinaria. Una cosa straordinaria che, vi dico per inciso, io quando ero un ragazzino c'era un cartone animato, ricordo, uno dei primi cartoni animati giapponesi, dove c'era un bambinetto che aveva due occhi grossi così e che, perché tipicamente sapete che i giapponesi mettono, no, in evidenza gli occhi. Bene, questo bambinetto aveva una tavoletta che interrogava e diceva tutto. Non so, supponiamo che questi bambini stavano giocando, arrivavano vicino a una montagna e diceva: ma quanto è alta questa montagna? E lui metteva dentro così, ta 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 ta, la montagna è alta x metri. E io ingenuamente dicevo: caspita, ma avessi io una macchinetta del genere non andrei neanche più a scuola, perché no, mi interroga la maestra, io vado a vedere e so il risultato. Ebbene, questa cosa qua era un cartone animato, quindi era fantasia, e oggi è realtà, cioè una cosa che tocchiamo e che usiamo tutti, e per cui siamo tutti coinvolti in questo network, in questa rete e via dicendo. E allora è chiaro che anche parlare dei robot che sviluppano le loro attività all'interno dei posti produttivi, cioè nelle fabbriche, nelle industrie, vuol dire e crea degli allarmi dicendo: ma allora che cosa succede? Il lavoro sparirà. Cioè noi persone avremo ancora un ruolo nel momento in cui questi umanoidi, cioè
questi soggetti che non sono esseri umani, ma che riescono in qualche modo a imitare l'uomo nelle sue attività, che addirittura oggi riescono a comprendere in qualche modo ciò che sta succedendo intorno a loro, che hanno una sorta di intelligibilità. Bene, ma allora questi prenderanno il nostro posto. E noi cosa faremo se ci sono i computer, se ci sono i robot che prendono il posto del lavoro dell'uomo? Cioè, quale ruolo avrà la persona umana all'interno del contesto lavorativo e sociale? Questa è una domanda che ci si pone, e tenete conto che è una domanda molto seria, della quale oggi non c'è una risposta univoca. Nessuno oggi ha una risposta univoca per dire il futuro sarà così. Non c'è, perché io che per mestiere, anche per passione, leggo parecchi libri, parecchi articoli nazionali e internazionali, proprio per il mio mestiere di professore universitario, e devo proporre anche delle visioni ai miei studenti, ai corsi che facciamo, intorno ad alcune piste appunto di indagine che dobbiamo cercare di costruire, vi dico che oggi non c'è una risposta univoca, non c'è nessuno che ci dice è così, sarà così il futuro. Anche perché il futuro lo si costruisce facendolo, cioè passo dopo passo. Non è che il futuro è lì e noi semplicemente dobbiamo arrivarci. Il futuro lo costruiamo noi con i nostri comportamenti, con le nostre azioni quotidiane. Allora, ecco che non essendoci un futuro già definito, però abbiamo degli elementi oggi per dire che in qualche modo determinate vie, determinati diciamo tracce intorno a cammini che l'umanità sta facendo e che quindi anche nei luoghi di lavoro, nelle attività lavorative, stanno entrando, e sicuramente questo inciderà in un certo modo. E di questo dobbiamo prenderne coscienza, dobbiamo conoscere che esiste questa situazione, dobbiamo sapere che cosa sta succedendo intorno a noi per poterlo anche capire, e soprattutto capire se è una minaccia o se è un'opportunità. Perché vi dico questo? Perché a volte, e facevo riferimento appunto a quanto vi dicevo nella stampa spicciola o nelle informazioni spicciole che arrivano, quindi non riviste specializzate, non studiosi specializzati che si occupano di determinate problematiche, ma spesso appunto le notizie che arrivano un po' così easy sui vari strumenti di informazione ci danno... Vieni, presi. No, prego, sicuro. Mi ha detto di venirvi a salutare. Sì, certo. No. Minacci, un'ottima compagnia. Hai appena iniziato? Ho appena iniziato, stavo facendo le prime battute. Va bene. Se vuole dire qualcosa... No, i ragazzi che mi sentono troppo. Però. Ascolta, allora prima di lasciare... Scusa, faccio un'interruzione. Volevamo... Questo è il nostro libro che abbiamo dell'anno scorso, dove sono riportati tutti gli altri... interventi e le foto di quell'anno scorso. Esattamente, sono tutti titoli di interventi, quindi grazie. Può essere utile. Quindi. Grazie. Un'altra cosa, intanto piacere. Volevo sapere se il libro venerdì 19 sera. Venerdì. C'è Monio Vaglia, Reggiana, io ho riservato un biglietto. Volentieri. Allora glielo lascio subito. Scusa, Edario, proprio intermezzo. Me, abbiate pazienza, ma. Non pubblicitario, ma diciamo. Grazie. Arrivederci, grazie, ci vediamo. Buon lavoro, ragazzi. Grazie. Scusate, abbiamo fatto. Ho detto loro, fate fare una bella figura, mi hanno risposto ovvio. Quindi casomai non me la facessero, fare. Prego? Ho detto loro, fateci fare una bella figura. E loro mi hanno risposto ovvio. Ecco, quindi mi raccomando. Se non fate una bella figura, siccome io conosco entrambi, e li sento anche, lo dico, ok? Va bene. Arrivederci. Grazie. Ciao. Scusate, no, ma figurati. Allora, quello che ci stavamo chiedendo è dire, ma siccome appunto vi stavo dicendo, molte volte girano notizie per cui si dice basta, l'uomo ha finito, a un certo momento finirà il suo ruolo, non ci sarà più lavoro, sarà una situazione devastante, non sappiamo più dove sbattere la testa. Uno che legge questi tipi di informazioni rimane un attimino scosso, dice ma è proprio così, è veramente così? Ma noi siamo i primi
Ma proprio salta fuori adesso tutta questa questione. Cioè, prima, chi è venuto prima di noi non ha mai avuto problemi di questo genere, non ci sono stati mai situazioni di cambiamento che hanno messo di fronte, diciamo, l'umanità, soprattutto diciamo l'umanità sviluppata, quella che ha avuto per certi versi la fortuna di imboccare alcune strade di sviluppo. Non ci sono mai state situazioni di questo tipo per cui paure, panico che domani le situazioni potessero cambiare e noi ci potremmo trovare fuori strada non sapendo dove indirizzarci, che cosa fare? Allora, questa è una domanda legittima e che in qualche modo dovremmo cercare di rispondere. Voi di che anno siete? Bene o male, quando siete nati? 2000, 2001, 2002, sono quel periodo. Benissimo. Allora, adesso vi faccio vedere. Perché se non accendo, chiaramente non scatta. Eccolo qua. Guardate cosa c'è scritto lì. 1982. Voi eravate ancora nel mondo dei sogni, eh? Eppure il Time, che sapete essere una rivista importante, pubblica questa immagine. Cosa fa tutti gli anni il Time? Se voi andate sull'indirizzo del Time, su web, vedrete che tutti gli anni il Time, nella copertina di gennaio, pubblica l'uomo dell'anno o la donna dell'anno, eh? Cioè mette un'immagine di una persona umana che ha avuto un particolare successo, un momento di gloria, un momento di riferimento nell'anno precedente, e quindi lo fa l'uomo dell'anno, la persona dell'anno. Guardate nel 1982 chi è la persona dell'anno. Infatti vedete che per la prima volta il Time non parla più dell'uomo dell'anno, ma parla la macchina dell'anno, e cioè il computer. E qui c'è scritto: the computer moves in, cioè il computer viene avanti. Guardate com'è interessante questa immagine, perché l'unico soggetto che non ha colore è l'uomo. Vedete che la sedia ha il colore, il tavolo ha il colore, il computer, lo schermo è colorato, eccetera, il pavimento, tutto. L'uomo guarda catatonico il computer, lo guarda come se fosse un nemico e dice: tu mi hai fregato, perché io non c'entrerò più niente, perché tu verrai avanti e mi schiaccerai, mi toglierai un ruolo. Siamo nel 1982, ragazzi, quindi appunto non stiamo parlando di oggi. Perché uno pensa che il computer, tutto il problema della tecnologia digitale, il problema, le problematiche che oggi sentiamo dire, i posti di lavoro, la tecnologia, che sto, è una cosa di adesso. Non è vero, perché appunto già nel 1982, appunto, il Time aveva messo come uomo dell'anno il computer. Quasi come dire: tu uomo rischi il tuo ruolo, perché il computer potrebbe prendere il tuo posto. Quindi guardate che questa è molto interessante come immagine. Se uno la guarda bene, capisce che già lì c'era un messaggio forte che il Time ha voluto dare alle persone, dicendo: qui c'è qualcosa che sta venendo avanti che potrebbe mettere in scacco il vostro ruolo. Allora, se, partendo da qua, quindi vedete che non stiamo parlando di una cosa di adesso, ma qualcosa che è già da un po' di anni che si sta dibattendo intorno a questa cosa qua. Bene, adesso vi faccio vedere, guardate che io ho preparato delle slide che sono quasi tutte immagini, quindi non avete roba scritta e via dicendo, ma quello che vi voglio lasciare sono alcune immagini che ci fanno ragionare sulle immagini. Allora, vi faccio vedere quest'altra immagine. Qua torniamo un po' indietro rispetto al 1982. Siamo tra il XVIII e il XIX secolo, quindi fine 1700-1800. E cosa vedete qui? Vedete che ci sono un omone, vedete qua, alto, e poi qua ci sono altri uomini che stanno, uno con un martello, l'altro con una tenaglia, che stanno rompendo delle macchine. E qua sopra c'è scritto Ned Ludd, scritto Ludd ma si dice Ludd, e il luddismo. Sapete cos'è il luddismo? Prego. Era una cosa
Grazie, ti chiami? Edoardo. Edoardo ci ha dato questo contributo, corretto, dove dice che Ned Ladd, che per la verità non sappiamo se è esistito, è un po' come Zorro, non sappiamo se Zorro è davvero esistito o no, perché sono quei personaggi diventati mitici intorno ai quali si sviluppa l'idea di voler diciamo combattere un processo che sta venendo avanti. Così come il computer, si diceva, moves in, cioè il computer viene avanti, già nel periodo della prima rivoluzione industriale, e quindi con la macchina a vapore, con le macchine, le persone dicono, qua le macchine ci fregheranno, cioè ci toglieranno i posti di lavoro. E allora, che cosa facciamo? Distruggiamo le macchine. Perché le macchine sono nemiche delle persone, dell'uomo, perché gli tolgono il ruolo, fanno perdere il lavoro. Se perdiamo il lavoro, non abbiamo più reddito, che cosa diamo da mangiare alle nostre famiglie? E quindi questo movimento di protesta insorge e, capeggiato da questo fantomatico Ned Ladd, che ripeto non sappiamo se sia esistito o meno, però comunque sia, appunto, la storia ne parla, iniziano a fare una battaglia contro le macchine. Ed ecco allora che abbiamo un'iconografia dove si vedono persone che stanno... E qualche fabbrica è stata distrutta, qualche macchinario di fatto è stato distrutto. Domanda. Questo movimento dell'ultismo ha avuto degli effetti? Il progresso, la tecnologia, si è fermata oppure no? Direi di no. Quindi, da quello che vediamo oggi, nonostante tutte le intenzioni di Ned Ladd, però tutto è venuto avanti e tutto si è evoluto. Quindi quella protesta è finita in nulla. Ma è ovvio che è così. Cioè, il progresso, la tecnologia, la conoscenza che viene avanti, non la si ferma distruggendola. Non è attraverso la distruzione che si ferma un processo che continua ad evolversi. Ma poi vedremo come noi dobbiamo rapportarci alla tecnologia per poterla, diciamo, rendere compatibile e anzi aiutarci rispetto a determinate attività che, come vi dirò tra poco, erano attività che, fatte dall'uomo, toglievano la dignità umana all'uomo. Capite? Allora, la tecnologia può risolvere questo problema, ma dipende come la si interpreta e come ci si rapporta con la tecnologia. Quindi non è distruggendola, perché distruggendo la tecnologia non si ferma proprio niente, perché la tecnologia andrà avanti comunque. Sono processi inarrestabili, sono processi che vengono avanti. E allora noi dobbiamo comprenderli per capire come potercene servire, non essere serviti. Perché a quel punto lì, nel momento in cui è la tecnologia che prende sopravvento sulle persone, allora lì si inverte il processo. E questo è il pericolo che ci riporta a quell'immagine che abbiamo visto prima del Time, dove l'uomo impotente guarda la macchina che lo inghiotte. E allora che lo inghiottisce, quindi, in qualche modo, perde la propria dimensione, perde il proprio ruolo, perde il proprio colore. Il fatto che fosse diafano così, non avesse colore, sta a significare che aveva perso la sua identità e quindi anche la sua dignità. Allora, vi faccio vedere la fotografia di questa copertina di libro che si intitola I principi del management scientifico, The Principle of Scientific Management. Chi è quel personaggio che vediamo lì ritratto nella fotografia? Si chiama Taylor. Sapete chi era Taylor? Edoardo, che è appassionato dell'economia. No. Ah, chi era Taylor? Era l'uomo che aveva concepito un nuovo tipo di organizzazione del lavoro basato soprattutto su metodi scientifici, ovvero che l'operaio non era più un proprio operaio, ma era più specializzato e comunque
No, vabbè, comunque, d'accordo. Comunque, allora, va bene, ci hai dato un incipit, adesso lo approfondiamo un po'. Frederick Taylor è quel personaggio lì, ingegnere, che nel 1911 scrive questo libro. Quindi siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Che cosa succede? Succede che il periodo in cui nascono le grandi fabbriche, c'è la grande automazione, quindi le macchine iniziano a svilupparsi, diciamo, nella produzione, però c'è da scoprire come essere efficienti nel fare produzione. E allora l'ingegner Taylor scrive questo libro e studia il metodo per cercare di utilizzare al meglio le macchine che vengono guidate dalle persone ed essere massimamente efficienti nell'attività di produzione. Cosa vuol dire essere efficienti? Cercare di fare la massima produzione nel minor tempo possibile. D'accordo? Perché se io riesco a fare tanta produzione nel minor tempo possibile, sono molto produttivo. E quindi in questo modo riesco a ad avere un vantaggio competitivo e quindi mettere sul mercato tanti prodotti e via dicendo. Allora, l'ingegner Taylor studia, va nelle officine, va nelle fabbriche e studia i comportamenti umani. Cioè lui cosa fa? Si mette lì, guarda come un operaio vicino a una fresa piuttosto che vicino ad una macchina si comporta, vede quanto tempo una persona prende un oggetto che si trova sul tavolo A, lo sposta sul tavolo B, poi vede quanto tempo questo oggetto viene tagliato e via dicendo. Cioè studia scientificamente tutti i comportamenti della persona che ha nel momento in cui produce e prende nota, li misura in tempi, fa tutta una statistica, diciamo, delle attività e cerca di andare a correggere, dire no, guarda, invece tu di fare così devi fare in quest'altro modo, perché facendo in quest'altro modo risparmi tempo e quindi migliori la produzione. Ora, questo fatto ha creato, appunto, ciò che noi vediamo lì, l'organizzazione scientifica del lavoro. Ma l'organizzazione scientifica del lavoro ha avuto come risultato quello di rendere l'uomo inserito, diciamo così, quasi fisicamente all'interno della macchina. Perché? Perché in buona sostanza la persona umana non aveva più una indipendenza, una creatività, un modo di gestire il proprio lavoro, ma era condannato a fare tutti i giorni gli stessi movimenti. Innanzitutto Taylor parcellizza il lavoro. Dice, tu devi fare questo pezzettino, tu fai quest'altro pezzettino, tu fai quest'altro pezzettino e tu non sai quello che fa lui, tu non sai quello che fa lui, tu devi occupare soltanto di fare il tuo pezzettino. Quindi parcellizza il lavoro, vuol dire che io perdo di vista l'insieme, non capisco neanche perché faccio una certa cosa, la faccio perché mi viene chiesto di farla. Mi dicono di spostare questo da qui a lì, ma perché lo devo fare? Non preoccuparti, tu lo devi fare. E quindi in qualche modo la persona diventa essa stessa un automa, cioè diventa quasi come un robot, il quale è programmato per poter fare determinate cose e quindi tutti i giorni deve fare esattamente le stesse cose. L'evoluzione di questo modello si chiamerà, qualche anno più tardi, catena di montaggio. La catena di montaggio è il luogo più alienante possibile del lavoro umano, perché le persone sono costrette tutto il giorno a tirare una leva, a spingere un bottone, a spostare una cosa, senza capire il perché, senza avere il senso del lavoro, ma semplicemente come partecipazione da semimacchina, ma sei uomo, all'attività della produzione. C'è un bel film, infatti, i tempi moderni. E infatti vi faccio vedere, tempi moderni, ce l'ho qua. Vi faccio vedere questa immagine perché Charlie Chaplin, proprio sull'onda di questa cosa, nel 1936 fa questo film Tempi Moderni, lo trovate dappertutto, dove vedete che Charlie Chaplin è qua e finisce all'interno della macchina, cioè fa vedere che l'uomo è diventato simile alla ruota di una macchina, finisce dentro negli ingranaggi. Qui ovviamente questa è una fotografia, ma se uno dovesse guardare la sequenza del film, a un certo punto Charlie Chaplin va dentro, scende, va avanti, cioè viene praticamente ingoiato all'interno della macchina.
Perché Charlie Chaplin fa questo film? Proprio perché nei primi anni del Novecento lo sviluppo industriale aveva portato le persone che operavano a quel livello, cioè gli operai, i meccanici, eccetera, ad essere considerato al pari di una macchina. Dove Taylor diceva: chi deve pensare all'azienda? Soltanto coloro che stanno in alto, cioè i dirigenti. Chi sta in basso non deve pensare, deve obbedire. Deve obbedire ai comandi che arrivano dall'alto. Quindi tu, persona, non devi pensare. Tu non sei pagato per pensare, sei pagato per obbedire. E secondo voi questo è dignitoso? No. Allora, vi leggo, se ce l'ho qua, un passo preso proprio dal libro di Taylor per dirvi la potenza di questa cosa, che lui scrive in questo modo. Dovrei averlo qua. Questo è riportato da un libro che si intitola Post Capitalismo del 2015, scritto da un certo Paul Mason, che scrive appunto nel suo libro, riportando il tema di Taylor, dice: l'aspetto scientifico, siccome lì si parlava di organizzazione scientifica del lavoro, scientific management, l'aspetto scientifico di questa organizzazione del lavoro consisteva apparentemente, a giudicare dalla scarsa descrizione che ne fornisce Taylor, nell'incaricare un manager di controllare da vicino i periodi di riposo dell'operaio e persino la velocità con cui camminava. Tu dovevi controllare tutto, eri altro che grande fratello, cioè eri tenuto sotto osservazione in tutto ciò che facevi. Taylor scrisse, state attenti bene, questo è proprio preso, parole di Taylor, scrisse che il tipo di uomo, pensate che idea aveva Taylor delle persone da mettere a fare questi lavori, Taylor scrisse che il tipo di uomo idoneo per un lavoro simile era, tra virgolette, così sciocco e paziente da ricordare come forma mentis, più di ogni altro tipo di persona, la specie bovina. La specie bovina. Cioè, a dire, gli uomini che stanno in basso dell'organizzazione sono considerati come bovini, come le mucche. Voi cosa fate con la mucca? La mucca, piuttosto che un asino, lo prendete, lo legate ad una ruota e dite all'asino di continuare a girare. L'asino gira, 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 non sa perché. Tu gli dici di fare così e lui lo fa. Ecco, la stessa cosa, quello è un animale. Tu prendi una persona, e molte volte noi diciamo, no, abbiamo anche compassione per gli animali che vengono, a cui vengono bene. Qui stiamo parlando di persone umane, che in un libro di organizzazione scientifica del lavoro, perché poi la traduzione in italiano di quel libro è l'organizzazione scientifica del lavoro, 1911, ebbene, paragonava le persone a dei bovini, a dire tu non devi stare lì, tu devi eseguire, esattamente come fa un bovino o un asino o un cavallo, che lo fai trainare, lo fai girare, senza che questo deve chiedersi perché delle cose. Quindi vuol dire azzerare il livello intellettuale, semplicemente forza bruta, fine. Tu devi eseguire, devi obbedire. Ora, non solo, ma l'organizzazione scientifica del lavoro, pensate che abbia all'inizio aggiunto o tolto posti di lavoro? Ne ha tolti, perché, sempre riportato da questo libro, l'organizzazione scientifica del lavoro nacque da questa intuizione. Taylor procedette ad applicare quel metodo in altri luoghi di lavoro, in una fabbrica di cuscinetti a sfera, introdusse trasformazioni del processo tale da ridurre la forza lavoro da 120 persone a 35 dipendenti, mantenendo gli stessi livelli di produzione e aumentando la qualità. Osservava, questa scelta implicò la rimozione dal posto di molte delle ragazze più intelligenti, laboriose e degne di fiducia, per il solo motivo che non erano capaci di rapida percezione e conseguente pronta reazione. Quindi le ragazze sveglie, pronte, via,
Perché? Perché non obbedivano velocemente, perché siccome pensavano e volevano dire la loro, non andavano bene. E quindi bisognava rimuoverle per mettere persone semplicemente che eseguivano. Sapete chi è stato il primo industriale a prendere questo modello e a introdurlo nella sua fabbrica? Henry Ford. Henry Ford è quello che ha fatto diventare famoso Otello. Perché appunto Ford, voi sapete, no? Anche oggi che hanno le macchine Ford, bene, Ford ha per primo applicato questo modello organizzativo nella sua fabbrica, raggiungendo livelli di efficienza pazzeschi. Per cui il modello, da quel punto di vista lì, funziona. Non è che non funziona. Ma dove sta il problema? È il costo della dignità umana e del ruolo delle persone umane che viene chiesto per poter far funzionare quel modello. Cioè, tanti uomini bovino devono essere sacrificati per far sì che quel modello possa funzionare. Però ragazzi, questa è storia. Non sto raccontando una favola. Vi sto raccontando che cosa è avvenuto nel processo di industrializzazione del sistema, appunto, di fabbrica e industriale. E come alcuni modelli sono diventati punti di riferimento, perché non solo questo modello ebbe una grandissima diffusione in America, ma addirittura in Russia. Perché Lenin, quando venne a sapere il modello attraverso il quale si organizzavano le fabbriche in America, volle copiarlo e fece tradurre il libro di Taylor in russo per poterlo conoscere e organizzare i loro combinat. Sapete che, no, che lì c'era l'economia pianificata, quindi c'erano i grandi combinat, le grandi fabbriche russe, applicare il modello tayloristico anche in Russia. Taylor fu quello che in qualche modo rispose ad una paura che avevano gli americani all'inizio del Novecento. Perché gli americani, pensate voi, questa è una cosa che spesso non si conosce, gli americani all'inizio del Novecento avevano paura dei tedeschi. Perché? Perché ritenevano che i tedeschi avessero una tecnologia migliore di quelli americani. E allora il congresso americano che cosa dice? Dice questo: facciamo studiare nelle scuole americane la lingua tedesca, tutti gli americani devono conoscere il tedesco, così almeno andiamo in Germania, riusciamo a capire i tedeschi, copiamo e in qualche modo ci aggiorniamo rispetto alla loro tecnologia, la miglioriamo e non ci facciamo superare dalla Germania. Henry Ford, che faceva parte del congresso degli Stati Uniti, intervenne e disse no, perché io ho la persona che potrà risolverci il nostro problema industriale. E quella persona era Frederick Taylor. E da lì nacque il taylorismo, detto anche fordismo, proprio perché si applicò all'interno del sistema il modo attraverso il quale si è iniziato a produrre e organizzare le fabbriche. Ovviamente la tecnologia andò avanti, ci furono applicazioni sempre migliori, ci furono appunto poi le tecnologie all'avanguardia, iniziarono i sistemi di produzione attraverso le catene di montaggio, e dove appunto le fabbriche avevano all'interno persone che dovevano continuamente eseguire determinati processi ripetitivi che non sono compatibili con la dignità umana, col pensiero, con la partecipazione alla creazione di qualcosa, ma semplicemente una ripetizione di macchinari. Il cottimo c'era, il famoso cottimo nelle aziende. Il cottimo, il fiduciario, eccetera. Quindi capite cosa vuol dire? È vero che lì c'erano posti di lavoro, perché sono stati distrutti i posti di lavoro, ma poi ne sono venuti fuori altri. Perché? Perché le persone hanno poi sviluppato altre conoscenze, altre competenze, e in un primo tempo l'introduzione di macchinari e di tecnologie, secondo le logiche tayloristiche, hanno tolto posti di lavoro. Ma successivamente le persone hanno iniziato a specializzarsi, a sviluppare intorno a determinate conoscenze e hanno richiesto altro personale, che poi hanno portato avanti innovazione, conoscenza, produzione, eccetera. Quindi il mondo non si è fermato. Se noi siamo arrivati fino ad oggi,
è perché appunto c'è stata un'evoluzione dei sistemi di produzione, modelli economici e produttivi che si sono succeduti, ma che alla fine hanno sempre comunque innovato o richiesto la collaborazione umana. Bene. Veniamo un po' più vicino noi, anche se non siamo ancora, siamo quasi alla data della vostra comparsa, ma c'era ancora qualche anno prima che voi arrivaste sulla, su questa madre terra. E qui chi abbiamo? Un grandissimo scacchista che si chiama Kasparov, russo. Dall'altra parte non c'è uno scacchista. Chi c'è? Deep Blue. Come vedete, qua c'è Kasparov e qua c'è Deep Blue. Ma Deep Blue non è un uomo, non ha carne ed ossa, è un computer. Deep Blue è un computer. Da chi è stato creato Deep Blue? È stato creato dalla IBM, grande industria nel mondo del computer, americana, la quale fabbrica un computer che è in grado di giocare a scacchi. Non solo, ma nel 1996 avviene il grandissimo match tra una persona umana e un computer. Qui abbiamo il più grande scacchista al mondo e dall'altra parte abbiamo Deep Blue. Vince Deep Blue. Quando finisce questa partita, vedete che Kasparov è lì con la faccia in mezzo alle mani, disperato, non sa, si vede finito, vede che Deep Blue ha fatto le mosse e l'ha messo in scacco, non sa come uscirne. Quella è stata una partita storica, perché? Perché per la prima volta un computer batte come intelligenza, no? Come capacità di prevedere le mosse e via dicendo la, l'uomo, su una scacchiera di mosse che devono essere fatte per mettere in difficoltà l'avversario. Ecco, quello fu un momento in cui l'umanità si è sentita persa. Perché dice, ricordate 1982 quell'immagine dell'uomo diafano? Ecco, è come se noi dovessimo vedere quell'uomo diafano lì che guarda così e dice, oddio, adesso qua non so, sono fregato, non so più che mossa fare, perché il computer mi ha messo nel sacco. È un po' come un'immagine che abbiamo visto nel Time, no? L'uomo davanti al computer che lo guarda e dice non so più da che parte girarmi perché tu mi hai vinto. E allora, questo momento del 1996 si dice, ecco qua, il computer moves in, si è così mosso in avanti, tale da aver messo l'uomo in scacco. E l'ha messo proprio anche, visto che si stava parlando di partita a scacchi, l'ha messo proprio in scacco. E allora si dice, qual è l'uomo, visto che un'intelligenza artificiale è riuscito ad avere la meglio? Ecco, se noi dovessimo fermarci qui, cioè dovessimo fermarci a questo livello della storia, che è quello che generalmente viene raccontato, ci troveremmo in una situazione di panico. Perché se io fossi un giornalista e volessi lanciare un po' di panico, dico, ecco, vedete, qua il computer ha fregato l'uomo e quindi l'uomo è in scacco. Il computer può prendere il suo posto. Il computer, non c'è più bisogno dell'uomo per giocare a scacchi, lo può fare il computer e quindi lo possiamo applicare in altre cose. Ma bisogna conoscere anche la seconda parte della storia. Ci sono state delle rivincite. E dove l'uomo? Cioè, e la rivincita come è andata a finire? È andata a finire che nella rivincita, la rivincita peraltro non è stata fatta nelle stesse condizioni, perché da una parte Kasparov aveva come aiuto un piccolo computer che però faceva solo i conti, cioè non dettava le mosse, ma velocizzava i conti. Dall'altra parte è stato fatto un Deep Blue potenziato ulteriormente, cioè l'IBM ha fatto una versione X.2 o X.3, no? Sapete com'è la versione di iOS o di cosa, no? Che c'è sempre punto 1, punto 2, punto 3.
ha fatto una versione nuova, più potente, rispetto al primo Deep Blue, e li ha fatti giocare nuovamente insieme. Ha vinto Kasparov. Allora, questo che cosa ci insegna? Ci insegna che dal punto di vista della velocità di elaborazione delle informazioni, sicuramente il computer è imbattibile. Cioè la tecnologia non può essere sfidata sulla velocità di elaborazione delle informazioni, perché da questo punto di vista noi, il nostro cervello, non è in grado di comprendere. Il computer elabora le informazioni a velocità tale, e da lì in poi lo ha fatto fino ad arrivare oggi in una maniera straordinaria, che se noi ci mettiamo a competere da quel punto di vista, noi siamo perdenti. Perché Kasparov ha vinto la rivincita contro Deep Blue potenziato rispetto alla prima volta? Perché lui ha avuto come aiuto i calcoli e quindi la velocità, cosa che non sappiamo fare noi. Ma lui ha sviluppato una collaborazione con la macchina. Lui ci ha messo l'intelligenza, ci ha messo la strategia, ci ha messo il guizzo che il computer non è stato in grado di intelleggere. Lui infatti dichiarerà successivamente: ho vinto perché ho capito che c'era un punto nel quale io potevo fregare il computer, in quanto ho avuto una immaginazione di mossa che il computer non poteva avere. E quindi, grazie al fatto che riuscivo a fare velocemente i conti, io ho vinto. Allora, questo ci insegna una cosa: che noi non possiamo fare come i buddisti, cioè metterci contro la tecnologia, ma dobbiamo trovare una collaborazione. Noi dobbiamo collaborare, cioè dobbiamo capire che la tecnologia può esserci utile se noi troviamo un principio di collaborazione. Non di competizione, perché noi non possiamo competere con la tecnologia, non è uomo contro macchina. Ma noi dobbiamo mettere la tecnologia al nostro servizio. Perché? Perché se mettiamo la tecnologia al nostro servizio, ci può levare da quelli che sono aspetti deleteri dell'attività che fino a un certo punto è stata svolta dalla persona umana, cioè quei lavori che vi dicevo essere lavori dove la dignità non c'entrava più nulla, e queste cose qua che sono ripetitive, dove non c'è bisogno di guizzo, di fantasia, di creatività, di innovazione, lasciarle fare la macchina, perché quello loro lo sanno fare benissimo. E in questo senso noi non potremo mai competere con loro, ma per fortuna, perché quelle sono attività ripetitive che non danno nessun tipo di valore aggiunto dal punto di vista della creatività e dignità umana, riservando invece alle persone lavori nei quali la relazione umana, l'attività e il comportamento umano sono essenziali. Questo è il modo attraverso il quale dobbiamo intendere la tecnologia, non pensando che, poiché tutta una serie di lavori che oggi e o ieri facevano le persone umane, oggi e domani verranno fatte dalle macchine, non ci sarà più bisogno della persona umana. Anzi, il nostro ruolo, cioè il ruolo della persona umana, sarà sempre più relazionale piuttosto che, diciamo, materiale. Noi perderemo di abilità e di materialità per avere invece e riservarci attività e lavori che oggi noi non conosciamo ancora. Ci sono appunto studiosi in questi ambiti che dicono: da qui a 10 anni nasceranno lavori che oggi non riusciamo ancora ad immaginare. Stiamo parlando di 10 anni, non stiamo parlando di 100 anni. Guardate che 10 anni passano velocemente, purtroppo. Ma sono tempi brevissimi. E da qui a 10 anni ci saranno posizioni lavorative create strada facendo, perché appunto, come vi dicevo, il futuro non esiste, il futuro lo creiamo tutti i giorni noi, il futuro lo si crea camminando, diceva un poeta, no, spagnolo, si chiamava Antonio Machado, dice: viaggiatore, il sentiero non esiste, il sentiero si traccia camminando. Quindi
è giorno dopo giorno che noi, però ovviamente dobbiamo essere molto attenti a questo, a non permettere che il computer e quindi l'intelligenza artificiale possa avere la meglio su noi. Questa è la grande sfida. Cioè in questo momento l'umanità gioca una grande sfida, che è quello di capire che c'è una tecnologia che può essere a servizio dell'umanità o una tecnologia che può anche, diciamo, mettersi in una situazione di sovrastare la persona umana. Perché in fondo chi è che ha in mano le chiavi del funzionamento tecnologico? L'uomo. Chi è che dà i codici di funzionamento di queste macchine? L'uomo. E quindi deve anche capirne quelli che sono i limiti di utilizzo di questa tecnologia. Questa è una grande responsabilità. Ecco perché è importante tutto il discorso etico. Ecco perché oggi si richiama sempre di più il tema dell'etica nello sviluppo delle tecnologie. Perché solo l'etica ci può dare degli indirizzi intorno alla correttezza con la quale noi dobbiamo rapportarci rispetto alla tecnologia. Questa è una sfida dell'umanità forte, perché le tentazioni potrebbero essere tante rispetto ad una tecnologia che sembra onnipotente. Quindi, ancor di più, la persona umana, con la sua dignità, deve essere richiamata in questa scelta fondamentale. Perché a un certo punto sembra che la tecnologia ti faccia diventare come Dio, cioè ti faccia diventare onnipotente, quasi tu creatore dell'universo, di poterlo capovolgere, di poterne fare di tutti i colori, di poter intervenire sulla vita, di poter incidere sul modo attraverso la quale si costruisce la vita, di poter mettere dei chip nel cervello e di poter aumentare le nostre potenzialità di intelligenza. Tant'è vero che oggi un filone interessante di conoscenza che vi invito comunque ad approfondire è il tema del post-umano. Oggi si sta parlando già di post-umano, ciò che può venire dopo l'umano, il post-umanesimo, cioè l'intelligenza aumentata, la possibilità di inserire nel nostro corpo parti artificiali che possono potenziare le nostre possibilità. Capite che la tecnologia può veramente fare in qualche modo sognare la persona di diventare come, forse voi non lo ricordate, gigrobo d'acciaio o cose di questo tipo, no? Cioè qualche cosa che sia un umanoide, un umano e non umano, tipo quello che vediamo nei film, no? Molte volte i film sono, cioè bisogna saperli leggere, perché spesso la filmografia ha messo la tecnologia quasi come un qualche cosa che vuole invadere l'umanità e distruggerla. Anche i giochi elettronici che voi usate, c'è sempre l'alieno che deve essere fatto fuori, mettendo in competizione queste dimensioni. Oppure c'è l'invasione degli extraterrestri che arrivano, che vogliono invadere l'umanità, che vogliono... C'è sempre questo tema, no, dell'invasione, dell'uno contro, che è un po' ancestrale, no, questo tipo di discorso. Cioè, amico-nemico, no? Cioè, no, quasi il ragionamento 0-1, no? Quando c'erano il cacciatore e l'accoglitore, c'era l'amico e il nemico, allora l'amico non lo faccio fuori, l'amico lo devo distruggere. Non c'erano vie di mezzo, no? Una forma molto, molto preistorica di considerare, no, il rapporto umano. Però quasi si torna lì, cioè avere sempre l'idea dell'invasione di qualche cosa che ci voglia distruggere. Per certi versi questa potenzialità potrebbe anche esistere. Dipende sempre dal grado di controllo che l'umanità vuole avere su sistemi, diciamo, tra virgolette, intelligenti, che sono dotati di un certo grado di intelligenza, così come possiamo ovviamente sempre artificiale, ma che hanno dei limiti, che ad esempio sono la creatività, l'innovatività, la capacità relazionale e l'empatia, che sono invece fattori strettamente umani. Allora, ecco, persona e robot, una coesistenza pacifica, quindi
se non abbiamo un discorso di tipo io contro, ma io con, cioè una logica di collaborazione, innanzitutto c'è una direttiva base che devono avere le persone che oggi intervengono, sviluppano tecnologia. Primum non nocere. Cioè, la prima cosa, il principio di fondo, che qualunque uomo di scienza che sviluppa tecnologia nuova deve avere, è che la tecnologia non deve nuocere. Perché nel momento in cui nuoce, diventa contro. Allora sì, che lì il fantasma dell'invasione e di qualcosa che vuole distruggere può realizzarsi. Come il mio robot. Come? Il mio robot di Asimov. Ecco, esattamente. Asimov, che appunto, scrivendo la sua, i suoi romanzi, visionari, no, di un futuro, ci ha proposto delle immagini che potrebbero diventare anche reali se si sottovalutano determinati principi etici che devono essere chiamati in causa nel momento in cui si agisce in questo senso. La macchina sapiens, cioè la macchina che è capace di essere umanoide, di riconoscere, di agire in un certo modo, voi pensate, adesso ve lo pensate all'automobile che guida da sola, poi sono esperimenti che vengono fatti, ma l'automobile che guida da sola, ragazzi, deve prendere delle decisioni. Cioè, se un'automobile che guida da sola si vede attraversare la strada da un bambino e da una persona anziana e non può evitare uno dei due, da che parte deve andare? Lui dice dal vecchio. Vecchio, la dice. Dalla, diciamo almeno dalla persona anziana. Dal vecchio, senza proprio il vecchio. No, ammazza il vecchio. No, no. Allora, però capite che è una scelta. Cioè io sto dando alla macchina un'istruzione. Perché mentre quando noi siamo in macchina, dovessi passarmi davanti, io non so come. Io oggi non saprei dirvi vado da una parte o vado dall'altra, perché probabilmente è l'istinto che ti guida. Se dovesse attraversarmi qualcosa davanti, improvvisamente che cosa reagisce? Il nostro istinto. Come quando ti attraversa qualcosa che tu freni. Ma è l'istinto, non è che dico adunque adesso sta attraversando un cane, quindi io devo frenare. No! È qualcosa che mi viene da fare in automatico, non ci penso neanche. Quindi quando vedo due figure che mi appaiono davanti al vetro della macchina, dove vado? Destra o sinistra? Non è che valuto e dico, dunque questo qui ha 72 anni, questo ne ha 49, quindi no, allora vado a destra. No. Vado a istinto. È l'istinto, è il fato che mi manda a investire una persona e magari privarla della vita. Ma ragazzi, qua stiamo parlando di vita. Stiamo parlando di macchine che possono decidere chi vive e chi muore, in base alle informazioni che hanno dentro. Ma chi mette queste informazioni? Mica un'altra macchina. E voi capite allora che progettare un sistema del genere non è soltanto avere un'automobile capace di vedere dove sta la strada, capace di stare in carreggiata, capace di arrivare alla destinazione che io gli do, come oggi sul navigatore, ma sono io che guido. Il navigatore mi aiuta a seguire la strada, ma sono io che guido l'automobile. Lì invece io abdico una mia funzione perché la devolvo completamente ad un umanoide, cioè a un sistema, diciamo, intelligente che sa seguire una strada, che sa vedere un pericolo, che sa evitare un pericolo, che di fronte a una situazione impossibile deve prendere una decisione. Ma chi ti dice che decisione deve prendere? Perché non può fare, la macchina non ha istinto. Non ha l'istinto. L'istinto appartiene solo a noi. E quindi capite che sono informazioni che hanno dentro. E allora ecco il tema etico. Ecco perché viene fuori il tema etico. Guardate che sono temi molto profondi, che coinvolgono pensieri non così banali. Perché appena, come vedete, andiamo un po' più in profondità delle cose, magari l'idea di una macchina che guida da sola ci può anche sorridere,
dice, oh che bello, noi andiamo su, possiamo dormire, la macchina mi porta, arriva, scendo, bello rilassato, sono a posto, invece adesso devo fare le guida. L'idea può essere anche allettante, ti fa sorridere, però poi appena andiamo un attimino a scavare alcuni problemi, vediamo come nascono degli interrogativi profondi, che hanno anche a che fare con la nostra vita, con la vita di ciascuno di noi. Perché noi potenzialmente potremmo essere vittime di un'automobile che guida da sola e che va sulla strada, e potremmo essere noi a pagare le conseguenze. Capite quindi quali problemi ci sono di fronte e quali decisioni l'umanità deve prendere di fronte a queste tecnologie? Non sono cose banali, e non sono cose che si risolvono così in 5 minuti. Sì, beh, facciamo così o facciamo così. Ecco, questo per dirvi come la macchina Sapiens innanzitutto deve non nuocere all'umanità, ma se mai aiutarla, cioè sostituire l'umanità in quegli ambiti nei quali fino ad oggi l'umanità è stata in qualche modo sfruttata rispetto alle proprie potenzialità e anche svilita, dove molte volte è stata elevata dignità alle persone che, come abbiamo visto Charlie Chaplin, erano diventate come macchine. E questo non va bene. Ora, se questo non lo possiamo dare a una macchina che non ha cuore, non ha sentimento, ma esegue fino a quando volete voi, questo è un aspetto che può essere positivo. Anzi, libera una risorsa fondamentale che diventerà la risorsa sempre più fondamentale nel futuro, che è una variabile straordinaria che non è il denaro, ma è il tempo. È il tempo. Potremmo fare un'altra lezione sul tema del tempo e il significato che ha il tempo nell'economia e nella società. È molto interessante. Ma vedrete, io adesso ve la lascio lì solo come affermazione, ma vedrete che nel futuro la variabile che diventerà sempre più importante è proprio quella. Cioè una ricchezza fondamentale, l'aver tempo per. Questa sarà una cosa, una sfida nuova che si propone alla persona e alle persone, che è una variabile oggi spesso sottostimata, molto sottostimata, rispetto al suo vero valore. Per cui, primum, non nocere. La macchina Sapiens deve sviluppare quattro specifiche capacità, che sono l'intuizione, cercare di intuire che cosa vuol fare la persona per non nuocerle. Se io mi sto muovendo, la macchina deve fermarsi se mi viene addosso. Il prima possibile. L'intellegibilità, l'adattabilità e l'adeguamento. Come vedete, queste quattro affermazioni, adesso non entro per non annoiarvi, ma in questi quattro aspetti, ma sono tutti aspetti che devono tendere a non nuocere la persona. Cioè essere adattabile, adeguarsi, intellegibile e intuizione, e sono molto importanti. Quindi sono principi che devono incorporare, diciamo, le macchine Sapiens per non nuocere alla persona umana. Perché se no avremo una tecnologia contro, e allora sì, ci viene a creare un problema invece di aiutarci a risolvere il problema. Mentre, come vi dicevo, la persona umana dovrà sempre più occuparsi di aspetti relazionali. Quelli che vengono chiamati e oggi studiati anche in economia, che sono i beni relazionali. Che sono le relazioni umane, anche all'interno del mondo del lavoro, anche all'interno delle aziende, che sempre di più da verticali, cioè da strutture organizzative verticali, stanno diventando strutture organizzative orizzontali. E quindi l'orizzontalità richiede rapporti relazionali, non più comando ed esecuzione, ma situazioni sempre più sullo stesso piano, sempre meno verticali. Vedete, nel 1978 un'altra copertina di Der Spiegel, che è un giornale tedesco, dice: il progresso ci rende disoccupati. Vedete quante informazioni negli anni 70, poi 80, venivano fuori, e qui che cosa abbiamo? Abbiamo un computer, scusate, un umanoide, un robot, che prende per il cravattino un operaio e lo sta buttando fuori. Quindi queste erano praticamente, vede, di computer revolution, no? Cioè la rivoluzione del computer, e
del computer e della tecnologia abbiamo sempre avuto questa immagine qua. C'è un'immagine per dire arriva il computer e noi non c'entra più niente. Invece vedete che l'interpretazione che dobbiamo dare non è esattamente questa, ma è un altro tipo di discorso. Cioè mettendo in evidenza le opportunità e i rischi e tirando fuori quella che è la responsabilità della persona umana rispetto a queste tecnologie. Come vedete, apro un inciso, io quando parlo di persona dico sempre persona umana. Non so se avete notato. Non dico persona punto. Perché c'è al Parlamento europeo depositata una legge per riconoscere lo status di persona al computer. Sembra strano, ma si parlerà di persona elettronica. Persona. Perché? Perché il computer, avendo certi gradi di autonomia, potrebbe creare anche dei problemi di natura giuridica e quindi delle responsabilità. Per cui nascono tutta una serie di aspetti anche legali che devono essere governati e, diciamo così, previsti all'interno delle norme giuridiche. Oh, sia chiaro, non è la prima volta che il termine persona viene dato a qualcuno che è diverso dalla persona umana. Nel diritto, non so chi di voi conosce un po' il diritto, ma nel diritto esiste il concetto di persona giuridica. La persona giuridica, per esempio, è una società, cioè un insieme di persone che, accordandosi, sviluppano un'attività economica. Si parla di persona giuridica, tanto è vero che la persona giuridica nasce da una teoria di filosofia del diritto di un certo Soligny, il quale si inventa, no, quindi è un'astrazione giuridica, ovviamente non esiste in carne ed ossa una persona giuridica, ma è un'astrazione giuridica perché nel momento in cui chi agisce non è una persona singola, ma è un insieme di persone avvinte da un rapporto di contrattuale tra di loro, cioè societario, la responsabilità è collettiva. E se è collettiva di chi è? È di questo soggetto che ha soltanto una valenza giuridica che appunto si chiama persona giuridica, previsto dai codici, da tutti i codici, non soltanto italiani, ma in generale tutti i codici civili, tutti i codici del commercio, diciamo internazionale, c'è il concetto di persona giuridica. Quindi non è la prima volta che diamo al termine persona una connotazione che non sia umana, però questa volta si potrebbe parlare anche di persona elettronica. Quindi quando io uso il termine persona, devo stare attento a quale persona mi riferisco. Ecco perché ho l'accortezza di usare sempre la formula persona umana, in modo tale che sappiamo che parliamo di noi. Perché ci potrebbe essere, appunto, tra poco, anche l'idea di persona elettronica. Per tutta una serie di conseguenze che sono di natura giuridica e, appunto, come vi accennavo, qui. Allora, e qui veniamo a un libro interessante che è uscito nel 2017, che chi di voi è interessato potrebbe leggere, è in inglese, ma con l'inglese non c'è più nessun problema. E questo libro è bello perché parla di due soggetti, The Fuzzy and the Techie. Why the liberal arts will rule the digital world. Allora, innanzitutto chi sono i fuzzy e chi sono i techie? Allora, Scott Hartley è un manager oggi importante in diverse società proprio del settore tecnologico. Ha lavorato per Google, per Facebook e per altre cose, no? Quindi grosse società nel settore del network. Quando lui ha studiato nella sua università in America, gli studenti erano divisi in due grandi gruppi, i fuzzy e i techie. Chi erano i fuzzy? O chi sono i fuzzy? E ovviamente questo è uno slang, non esiste. I fuzzy sono coloro che studiano le scienze umane. Quindi coloro che studiano lettere, filosofia, sociologia, anche economia,
perché l'economia è una scienza umana, eh? Una scienza sociale, non è una scienza fisica. Mentre i techi erano coloro che studiavano ingegneria, matematica, fisica, tutte le scienze dure, no? Noi diremmo oggi, no? Allora, in buona sostanza, all'interno dell'università, lui ha studiato a Stanford, all'interno dell'università c'erano i fasi e i techi, cioè quelli che studiavano le scienze sociali, o cosiddette le scienze soft, e dall'altra parte c'erano coloro che studiavano le scienze hard, cioè quelle dure, scienze dure. E voi sapete che c'è sempre stata una dialettica, no? Tra dire, ma sono più importanti le scienze umane o sono più importanti le scienze fisiche? E allora vedete che lui parla in questo libro molto interessante di queste due fazioni. Lui, ripeto, che ha lavorato e che lavora come manager in grandi gruppi dove la tecnologia fa da padrone, e però dice why the liberal arts, cioè le liberal arts sarebbero le scienze sociali, dette in anglosassone si chiamano anche arti liberali. Dice perché, cioè lui spiega in questo libro perché le arti liberali will rule, cioè come dire, travolgeranno come una valanga, cioè travolgeranno il mondo digitale. Cioè, perché le scienze soft travolgeranno in qualche modo il mondo digitale. Cioè lui in questo libro sostiene che sebbene siano importanti sia le scienze umane sia le scienze fisiche, però ritiene che nel futuro noi dobbiamo avere conoscenza sia dell'uno sia dell'altro, ma una dimensione molto importante che sarà sempre più umana e che l'uomo svilupperà all'interno dei gruppi operativi aziendali, come vi dicevo prima, è la capacità relazionale. Cioè la capacità di organizzare team, di sviluppare relazioni umane che sono fondamentali per portare le aziende verso obiettivi di successo. Perché? Perché molta parte della tecnologia sarà dedicata alle macchine e le macchine la produrranno loro stesse. Ma il pensiero, l'innovatività, la capacità di mettere insieme persone per arrivare verso nuovi lidi, nuovi posti, è data alla persona. E la persona deve possedere delle dimensioni umane, che non vanno dimenticate, per poter sviluppare questo ruolo nella società del futuro, ma che è già presente. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo, come molte volte è stato fatto dalla cultura dominante da un po' di tempo a questa parte, dire che le scienze umane sono da lasciar perdere e dobbiamo soltanto approfondire le scienze fisiche. Cioè dobbiamo diventare degli esperti in tecnologie, ma dimenticando invece tutto ciò che fa parte dell'arte, della cultura e della conoscenza fondamentale per indagare l'animo umano, per conoscere la persona. Perché se c'è una cosa che noi dobbiamo imparare a fare, è essere sempre più persone. Ma questo lo possiamo fare soltanto se sviluppiamo la nostra conoscenza nelle libere arti. Queste sono delle qualità umane straordinarie che noi dobbiamo coltivare dentro di noi. Se no, vuol dire che ci avviciniamo sempre di più verso ad essere simili alla macchina. E perdiamo le nostre fattezze umane. Perdiamo la nostra dimensione di umanità e di dignità che è fondamentale. Quindi gli studi umanistici sono importanti tanto quanto gli studi scientifici. E devono essere tutte e due considerate, soprattutto per il fatto che buona parte della tecnologia che va conosciuta deve servire all'uomo e non il contrario. E nel momento in cui noi dobbiamo sviluppare un tema etico, abbiamo bisogno della dimensione umanistica per poterla discutere, non degli algoritmi matematici. Ok? Quindi non possiamo dire che queste cose sono cose del passato, che non ci interessa, ma che cosa ce ne frega studiare la storia? Che cosa si inserisce nella filosofia? Che cosa? Invece no. Oggi l'umanità, se vuole vincere la sua, cioè se vuole ribadire il suo ruolo
e avere appunto il ruolo che compete all'uomo, all'umanità, deve sviluppare anche queste conoscenze. Cosa che invece una certa cultura ha voluto in qualche modo mettere in un cassetto o considerarla di serie B, perché sono soft skills. E a questo proposito mi piace far parlare un personaggio che si chiama Martha Nussbaum, che è una filosofa. Lei insegna Ethics and Law, quindi etica e diritto, una donna molto in gamba che ha scritto tanti libri e è intervenuta in tanti ambiti. Ebbene, nel 2011 ha scritto questo libro, non per profitto, e mi piace leggere insieme a voi quello che lei scrive, L'abbandono della cultura umanistica. Dice: sedotti dall'imperativo della crescita economica e dalle logiche contabili a, lo sottolineo 400 volte, breve termine, questo è ciò di cui noi oggi soffriamo. Noi soffriamo di cortotermismo. È una parola tradotta male dall'inglese che si dice short-termism, cioè cortotermismo, vuol dire tutto e subito. Noi siamo nella società che vogliamo arrivare ad avere tutto in brevissimo tempo. Ma la natura, ci insegnano i filosofi, non fa salto. Tutto deve progredire secondo una logica e secondo i suoi tempi. E quando noi vogliamo dare un'accelerazione a questi tempi, abbiamo un rebound che può essere negativo. Allora dice: sedotti dall'imperativo della crescita economica, dalle logiche contabili di breve termine, molti paesi infliggono pesanti tagli agli studi umanistici ed artistici a favore delle abilità tecniche e alle conoscenze pratico-scientifiche. E così, mentre il mondo si fa più grande e complesso, gli strumenti per capirlo, noi dobbiamo capire anche il mondo, cercare di capirlo, si fanno più poveri e rudimentali. Non si tratta di difendere una presunta superiorità della cultura classica su quella scientifica, ma bensì di mantenere l'accesso a quella conoscenza che nutre la libertà di pensiero e di parola, l'autonomia del giudizio, la forza dell'immaginazione come altrettante, non solo, ma altrettante precondizioni per una umanità matura e responsabile. Quindi questa filosofa ci fa riflettere sul tema della conoscenza. Perché la conoscenza, ragazzi, è importantissima, indubbiamente. Ma la conoscenza, voi sapete che oggi siamo nell'era della conoscenza, cioè l'elemento di fondo che permette anche alle imprese di competere sui mercati è la conoscenza. Oggi la conoscenza è, tra virgolette, l'arma che bisogna avere per poter competere sui mercati, le imprese, eccetera. Ma la conoscenza diventa un'arma pericolosa se non è in qualche modo controllata dalla coscienza. Sembra un gioco di parole, ma la conoscenza deve rapportarsi con la coscienza. Perché qualunque elemento di conoscenza ci può portare al bene o al male. Voi capite che anche gli studi sull'atomo, su sistemi che hanno permesso, grazie all'energia nucleare, di poter creare delle macchine che curano oggi particolari tumori, che permettono di superare delle difficoltà del corpo umano, no? E quindi di rimetterlo in salute. Vanno benissimo. Peccato che l'energia atomica ha fatto cadere, per esempio, due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. E quella è conoscenza. Ma una conoscenza non guidata dalla coscienza può creare delle cose straordinarie, ma anche delle situazioni devastanti. Capite? Questo è il tema. Noi dobbiamo sempre tenere presente il fatto di avere una conoscenza, ma poi di avere anche una coscienza. E i computer non hanno coscienza. I computer possono contenere conoscenza. Il computer legge un libro
Mi ricordo che avevano fatto un esperimento, avevano dato un computer e a un uomo il libro Guerra e Pace. Il computer in 10 secondi l'ha letto tutto. Un uomo dopo 20 minuti gli è stato chiesto, scusa, ma di che cosa? Lui non l'aveva mai letto, dice, ma mi sembra che si stia parlando di Russia, ma non ho ben capito di che cosa, cioè aveva letto le prime 10 pagine, aveva capito che si era ambientato in un certo posto, ma non sapeva niente. Il computer in 3 secondi, 10 secondi l'aveva letto tutto. Ma non ha coscienza il computer, ha immagazzinato una serie di informazioni, che poi se noi abbiamo bisogno di tirarle fuori, ce le tira fuori. Il computer, per esempio, nel campo medico stanno facendo miracoli perché di fronte ad alcune patologie rare, che la mente umana non riesce a conoscerle tutte, interrogando il computer dice questa cosa qua è successa in Nicaragua nell'anno tot, la stessa patologia, la stessa situazione. E io vado a vedere che quell'insetto che aveva appunto quella persona in quel posto, oggi per una serie di collegamenti, perché voi sapete che alcuni insetti grazie agli aerei dicendo vengono trasportati di qui di là, che magari un medico dell'Occidente non ha mai visto, va a consultare un sistema informatico che gli dà la risposta a un fatto che lui non avrebbe mai conosciuto. Perché? Perché un computer può possedere al suo interno tutte le casistiche mondiali su un determinato tipo di puntura di insetto. Se io dovessi leggere tutte le enciclopedie di quella roba lì, non mi basterebbe una vita. Quindi in questo senso il computer è benedetto, perché mi risolve una serie di problemi che io non saprei risolvere diversamente. Ma chi decide sono io. Chi decide la terapia che devo dare a quella persona? Sono io. Perché non ho soltanto acquisito conoscenza, ma ho anche una coscienza. E la mia coscienza va alimentata. Bisogna dare da mangiare. Noi non abbiamo bisogno soltanto di cibo per alimentarci tutti i giorni con beni fisici, che sono importanti. Ma il nostro interno ha bisogno di altro cibo, che dobbiamo saperlo alimentare e nutrire, perché sennò si ne arricchisce. Se non l'uomo può diventare disumano, può perdere i suoi caratteri di umanità, può perdere i suoi caratteri di dignità. Ecco perché ci teniamo e ci tengono i rappresentanti del festival a riproporre tutti gli anni il tema della dignità umana. Perché non è una cosa banale. Perché guardate che nella storia ci sono tanti episodi dove la dignità umana è stata negata. E togliere la dignità all'uomo è togliere il bene più prezioso che può avere. Quindi è questo che noi dobbiamo saper salvaguardare nutrendolo. Essendo sia uomini di scienza, ma non dimenticando che noi abbiamo bisogno del nostro nutrimento per poter essere coscienti nelle scelte che facciamo, nonostante possediamo la conoscenza. E allora concludo con un'immagine bello. Molto bella questa. Di un personaggio. Non so, forse non lo conoscete, lo vedete, è un uomo sorridente. Io quando sono un po' giù, ho bisogno di qualche risposta, guardo la sua immagine, perché è una persona che sorride, vedete che è vestito in modo strano, ha un saio, un abito con monaco, qualcosa del genere, è all'interno di un muro. Questo personaggio si chiamava, perché non c'è più, Thomas Merton. Se andate a ricercare Thomas Merton, chi è? È stato uno spiritualista, una persona che ha vissuto tante stagioni di introspezione, nasce in America e muore a Bangkok, muore per un incidente banalissimo, uscendo dalla vasca da bagno, inciampa nel filo del ventilatore, prende la scossa e muore. Lui è stato un propugnatore dell'interculturalità e soprattutto dell'ecumenismo. Lui ha conosciuto tante religioni, perché ha ritenuto che la religione sia molto importante da conoscere. È una cosa che noi conosciamo poco, invece andrebbe conosciuta molto di più, perché la religione è cultura.
E anche uomini di azione, uomini di scienza, uomini di impresa devono conoscere questa dimensione. Io per esempio insegno una facoltà teologica, per esempio insegno economia, ma è stato molto interessante conoscere queste dimensioni della conoscenza, che sono bellissime, sono importantissime. Lui ha fatto poi una scelta, a un certo punto della sua vita diventa un monaco trappista. I monaci trappisti sono monaci di clausura, quindi la clausura, si è separato dal mondo. Ecco perché c'è un muro intorno, eppure ha un viso sorridente, un viso, diciamo, positivo, e ha scritto dei libri molto belli, dove superano gli steccati delle singole, ma guardano all'identità dell'uomo come, come integrale, umanesimo integrale, l'uomo nella sua integralità e nelle sue multiforme situazioni. Uno dei più bei libri che ho letto suo è del 1955, che si intitola Nessun uomo è un'isola. Nessun uomo è un'isola, vuol dire che tutti noi siamo in relazione gli uni con gli altri. Nessun uomo è un'isola. E allora lui scrive una frase, ecco perché vi ho scritto Sabio Seneca, perché scrive questo, una frase che mi è sempre rimasta in mente e che voglio dedicare a voi, soprattutto perché voi siete giovani e quindi avete appunto il futuro davanti a voi da costruire con quel sentiero giorno dopo giorno. Dice: il tempo galoppa, la vita sfugge tra le mani, ma può fuggire come sabbia o come semente. Allora, l'augurio che io faccio a voi, che appunto siete giovani e avete il tempo per poter fare le vostre scelte e costruire il vostro percorso, è che il vostro tempo possa essere utile, mai per farlo fluire come sabbia, dal quale non nasce nulla, ma come semente dal quale nasce nuova vita. Buona vita a voi. Adesso, come ci eravamo detti, aspettiamo qualche riflessione da parte vostra e qualche domanda all'amico Davide, che è qua apposta. Chi è che rompe il ghiaccio? Ecco, vuoi il microfono o... No, ma si sente, eh? Sì, sì. Per, diciamo, per formulare la mia domanda, devo introdurre un discorso. La storia ci insegna da sempre che vi è sempre stata una contrapposizione tra il padrone e colui che lavora per il padrone. Oggi ovviamente non è così, però ai tempi dei romani, degli egizi, era l'imperatore e lo schiavo. Andando avanti troviamo per esempio la rivoluzione industriale, cioè l'industria con il gestore della fabbrica e il lavoratore, e anche grazie alla rivoluzione della dignità umana, oggi fortunatamente questi termini non li usiamo più, ma parliamo di datore di lavoro e di un lavoratore. Quindi ricollegandomi al discorso della collaborazione tra uomo e macchina, la stessa storia ci dice appunto che a volte questi schiavi, comunque questi lavoratori, andarono a ribellare. Insomma, talvolta queste ribellioni funzionarono, oppure no, però non è questo il discorso. Queste ribellioni oggi ovviamente non esistono, possiamo magari individuarle come un licenziamento da parte dello stesso lavoratore che non si sente più di fare quel lavoro che sta facendo, perché purtroppo oggi non tutte le persone riescono a fare il lavoro che appunto loro vorrebbero. Si ritrovano per diverse questioni a fare lavori che comunque li mantengono, ma che non è detto piacciono. Quindi il discorso è: oggi il padrone non esiste, ma come ho detto esiste il datore di lavoro. In un futuro dove la tecnologia si evolve continuamente, questo datore di lavoro, quando gli si presenterà il lavoratore e gli dirà questo lavoro non fa più per me, quindi decido di licenziarmi, ovviamente come non accadrà come ai tempi che il datore di lavoro ucciderà la famiglia oppure lui, comunque il lavoratore, ma potrà dire: bene, ho la fila di persone che vogliono prendere il tuo posto, oppure andando avanti nel tempo questa macchina con cui tu collabori
domanda è, andando avanti con questa collaborazione, è possibile che l'uomo perda l'amore per il lavoro? Cioè, la macchina si trovi a far perdere la passione per il lavoro? E la mia domanda, diciamo che sono due domande, la prima è questa, se è possibile perdere questo amore per il lavoro e se è possibile o sarà possibile in futuro rivalutare il termine lavoro, proprio per il fatto che non è più un lavoro, diciamo, completamente noi, ma un lavoro, diciamo, condiviso. Ok, grazie. Rispondo subito? Sì, può, o c'è qualche... per rispondere subito. Sì. O cerco di rispondere subito, io dico la mia. Allora, innanzitutto la tua domanda mi permette di focalizzare il tema del lavoro non solo come diritto, ma il lavoro come bisogno. E cerco di spiegare. Noi generalmente diciamo che il lavoro è un diritto, ed è vero. Anzi, l'articolo 1 della nostra Costituzione, abbiamo proprio visto l'Italia, una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Benissimo. Non solo, ma il padre dell'economia moderna, che si chiamava Adam Smith, nel 1776 scrive il trattato, il libro che rappresenta proprio l'icona dell'economia moderna, che si intitola Sulla natura della ricchezza delle nazioni. Quindi cause che possono far sì che le nazioni possano essere ricche. Causa sulla natura della ricchezza delle nazioni. Detta poi la ricchezza delle nazioni. E quindi lui esamina in questo libro le cause. E nelle prime tre righe di questo libro, anzi addirittura nella prefazione, c'è scritto che la ricchezza delle nazioni non è il petrolio, non è, non sono i diamanti, non è l'oro, non sono le risorse naturali, eccetera, ma è il lavoro. La prima causa della ricchezza di una nazione è il lavoro. Adam Smith, peraltro, ricordo che Adam Smith non era un economista, all'epoca non esisteva ancora la distinzione tra economisti e dicendo, ma era un filosofo morale, professore di filosofia morale scozzese. Quindi ecco che la natura, la radice, vedete, dell'economia non è la matematica, ma è la filosofia, perché appunto il primo economista moderno parla è un filosofo morale, Adam Smith, il quale nel 1759, guarda caso, quindi qualche anno prima, scrive un libro che si intitola Teoria dei sentimenti morali, Adam Smith. Bene. Ora, perché ho fatto questo riferimento? Perché il lavoro, è vero che noi diciamo che è un diritto, ma se noi andiamo avanti a sostenere soltanto che il lavoro è un diritto e non un bisogno, potremmo cadere in errore, nel senso che è vero che il lavoro è un diritto, ma i diritti nella storia sono stati anche sospesi. Un diritto non è garantito per sempre. Nella storia ci sono stati dei momenti bui dove, per esempio, le persone sono state private del diritto alla libertà. Quindi i diritti che sono scritti possono anche essere sospesi per determinati accidenti della storia. Se invece noi diciamo che il lavoro è un bisogno, i bisogni non possono essere sospesi. Anche i bisogni materiali. Noi tutti i giorni abbiamo bisogno di mangiare. Non è che c'è scritto sul codice o nella Costituzione che noi dobbiamo mangiare. Noi dobbiamo mangiare perché siamo esseri umani. L'essere umano ha un bisogno insopprimibile per nutrirsi, per vivere. Nello stesso senso, la persona umana ha bisogno anche di lavorare. Ma attenzione, non ha bisogno di lavorare solo perché porta a casa uno stipendio.
ma ha bisogno di lavorare in quanto il lavoro è costitutivo della persona. Cioè attraverso il lavoro noi ci riconosciamo come persone e sviluppiamo di noi stessi e degli altri la dignità della persona. Una persona che non lavora, che non ha un'attività lavorativa, mette in predicato anche la sua dignità. Non c'è nulla di più nefasto che dare l'idea ad una persona di essere assistita da qualcuno. Perché questo che cosa comporta? Comporta il decadimento principale dell'uomo che parte dalla sala macchine, cioè dalla testa. Io disimparo. Disimparo anche le cose più elementari. Perché c'è una... c'è come un rewind, cioè torno indietro. C'è una chiusura intellettuale. Quindi la cosa peggiore di una persona è dire: guarda, io non ti faccio morire di fame, ti do un'assistenza, ma tu non devi muoverti, devi stare tutto il giorno in casa, chiuso lì, e non devi fare niente. Le persone non vogliono fare questo. Perché se noi pensiamo che uno potrebbe, no, cioè, dice, oh, che bello, sto a casa, mi pagano, non devo fare niente, ma dopo un po' voi diventate matti. Cioè avete bisogno di fare qualcosa. Avete bisogno di relazionarvi, perché se voi pensate, il lavoro è quell'attività che vi mette in relazione con le altre persone, che mette, tira fuori le vostre capacità, che vi fa, che tira fuori anche il vostro orgoglio di essere riusciti a fare qualcosa e di poterlo comunicare agli altri. Perché la cosa più bella quando voi fate qualcosa di buono non è, lo è anche nei confronti di voi stessi, ma la cosa che più vi gratifica è quando riuscite, e provate a pensarvi, a condividerla con qualcuno che voi volete, col quale siete collegati, avete una relazione particolarmente significativa, con i vostri genitori, col vostro fidanzato, la vostra fidanzata e via dicendo. Cioè, se avete preso un bel voto a scuola, sì, uno è contento di per sé, ma la cosa più bella è andare a casa e dire: oggi ho preso 10 di latino. E i vostri diventano il riconoscimento. La cosa che ci interessa, in fondo, è il riconoscimento, che vale molto di più di altre cose. E il lavoro è quell'attività che ci permette di essere riconosciuti. Riconosciuti per le nostre capacità, per l'essere persone. Senza il lavoro noi diventiamo esattamente come quell'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio, una cosa bianca, che non ha più identità, perché non ci riconosce più nessuno. Non siamo più riconoscibili, perché solo il lavoro ci mette nella condizione di poter tirare fuori le nostre capacità. Allora, cosa vuol dire lavoro? Lavoro non dobbiamo pensarlo soltanto come il lavoro nel termine di occupazione, perché questo lo ricordo spesso, la parola lavoro detta in anglosassone, come sapete, ha due tipi di parole che può essere, una è job e l'altra è work. Job e work in inglese vogliono dire sempre lavoro, però job è il lavoro impiegatizio, work è il lavoro come relazione, come attività. Faccio per esempio, anche il volontario in un'associazione lavora. Anche quando io gioco sto facendo un lavoro, perché tutte le volte che entro in relazione con altri e ho una costruzione insieme di qualcosa, fosse anche una partita di calcio, fosse anche un gioco, fosse anche un'attività pubblica o un'attività benefica, non remunerata, anche lì io svolgo lavoro. Anche in tedesco abbiamo due modi per esprimere lavoro. Uno è Arbeit e l'altro è Beruf. Beruf, più propriamente, significa vocazione. E voi sapete che vocazione, dal latino, significa chiamata. Io sono chiamato a fare qualcosa. È qualcosa che sentiamo dentro, è la nostra vocazione. Allora, levare il lavoro anche dal punto di
di vista del work o del beruf, significa che la persona diventa di anima. Ecco perché il lavoro è importante, ma è importante anche il lavoro che ci gratifica dal punto di vista della nostra chiamata, cioè appunto della nostra vocazione. E questa è la cosa che dobbiamo ricercare, nel senso che non è soltanto il lavoro fine a se stesso, ma sono le motivazioni intrinseche che stanno nel lavoro e non soltanto le motivazioni estrinseche. La motivazione estrinseca può essere quella che dico vado a lavorare perché mi pagano molti più. La motivazione intrinseca è dici io faccio il lavoro perché mi piace farlo, poi ci sarà anche lo stipendio. Ma non è la motivazione principale che mi spinge a farlo, atteso che in ogni lavoro, tranne alcune eccezioni, ma insomma in ogni lavoro c'è una sua dignità, lo posso svolgere in tanti modi. Io un lavoro, anche il più umile, lo posso svolgere in tanti modi, cioè posso riempirlo di significato. Ma questo sta nel mio modo di interpretare il lavoro, che rappresenta anche una cultura come io vedo il lavoro. Noi siamo in una società dove tipicamente il lavoro viene vissuto in alcuni casi come sofferenza. Vado a lavorare, una roba, no? È pesante, è qualcosa che... È perché lì manca la vocazione. Cioè non siamo stati educati a capire che nel lavoro c'è una vocazione, qualunque tipo di lavoro. Ma sta a noi riempire questo lavoro di vocazione. Grazie alle relazioni che ne possiamo intessere anche nel lavoro più semplice. Cioè la costruzione di una dimensione dignitosa del nostro lavoro, attraverso anche le relazioni che si possono creare, quindi la crescita. Perché attenzione, anche i padroni, quello che prima dicevi, oggi fortunatamente non ci usano più questi termini, ma anche colui che mette in moto un'attività imprenditoriale, ha interesse che i propri collaboratori trovino la loro motivazione nel lavoro. Perché se no sarebbe stupido nel momento in cui crea nei lavoratori una condizione di ribellione al lavoro. Ma che senso ha? Cioè, io ho messo in piedi una creatura, siccome da solo non posso andare da nessuna parte, ho bisogno di altri che collaborano con me, e questo permette di creare un ambiente di lavoro vivibile, ma per tutti, dove tutti devono trarre la soddisfazione. Dobbiamo pensare che il vero imprenditore, ce ne sono tanti, io vi dico, siccome faccio anche il professionista, perché poi il discorso è fare solo il professore universitario, ma l'altra parte mettere le mani anche dentro, cioè sporcarsi le mani. Per cui parlare non soltanto perché hai letto i libri, ma parlare anche perché magari sei in qualche consiglio di amministrazione o hai a che fare con degli imprenditori dove lì ci sono i problemi veri tutti i giorni. Dove bisogna prendere delle decisioni magari scomode in determinati momenti e capire come prendere quelle decisioni, cioè rapportarsi con la realtà. Ebbene, ci sono fior fior di imprenditori che i loro collaboratori, a me non piace chiamare dipendenti, ma il termine che ritengo corretto è prestatori di lavoro nell'ambito dell'impresa. Perché il lavoro non lo si compra, non lo si vende, lo si presta. Cioè vuol dire io do la mia disponibilità per una causa, per un'impresa, per un certo tempo. Lo presto. Perché il lavoro è mio. Non mi può essere portato fuori. Perché se noi diciamo compro o vendo lavoro, siamo nella situazione dello schiavitù. Cioè io compro lui che diventa il mio schiavo e non gli faccio mai. No. Io non compro lui. Io chiedo la sua disponibilità. Per quello gli remunero anche il termine di mandato. Ma la moneta non basta sola. Non pensiate che la moneta remunera tutto. Io conosco tante persone che hanno fatto scelte di vita diverse, rinunciando a parte del loro compenso per un lavoro diverso rispetto a quello che facevo in precedenza, perché traevano molto più soddisfazione. Il mio ricercatore che ho all'università, questo è un esempio, viene dalla Sicilia, anni fa era venuto a Milano a studiare Bocconi. Per suo padre era l'onnipotente, perché dice mio figlio laureato da Bocconi, trova un posto alla City Bank. Ma
l'uomo più felice del mondo. Telefona, papà, sono stato assunto. Dopo circa un anno, telefona al papà e dice: papà, mi sono licenziato. Quell'uomo gli ha preso un infarto. Ma come ti sei licenziato? Cioè, io ti ho mandato a Milano a studiare la Bocconi, ti sei laureato, sei in una banca, posto sicuro, una carriera nella finanza. Dice: ma questo lavoro fa schifo, non mi piace, non mi interessa, devo fare delle cose che non incontrano il mio modo di intendere la vita. Bene, è venuto a fare l'assistenza all'università. Ora, senza nessuna garanzia, senza nessuna rete di protezione, voi perché dice, sei un pazzo, ti lasci il posto alla Citibank per venire a lavorare all'università dove non sei sicuro se farai carriera, eccetera, eccetera. Oggi lui, oggi è padre di tre figli, una bellissima famiglia, viaggia tranquillamente, ha fatto la sua carriera universitaria e ha fatto quello che desiderava, ha seguito la sua vocazione. Ma non era un disperato che non sapeva dove sbattere la testa. Quindi aveva un lavoro tranquillo, sicuro, a tempo indeterminato, con tutte le garanzie dell'universo. Eppure ha seguito la sua vocazione. Perché non c'è nulla, cioè, non pensiate che appunto c'è un lavoro, c'è un lavoro. Alcune volte quando devo mancare per la porta del lavoro, vorrei scappare dall'altra parte se io non condivido, non riesco a entrare in sincronia. Quindi come vedete, e lui ha guadagnato, cioè se oggi era in banca, guadagnerebbe molto di più di quello che sta guadagnando oggi, sicuro. Ma non è tutto lì. Eppure da mangiare a bocche, quindi non è che... Quindi questo per dirvi come la scelta del denaro non deve essere l'unica scelta che noi mettiamo sull'altare, diciamo, quello è il mio obiettivo. Chi mi paga di più, mi ha. Perché facendo queste scelte potremmo renderci conto, nella realtà, di aver fatto la scelta sbagliata. Perché vi renderete conto, è una cosa che si impara vivendo, sebbene le immagini della nostra contemporaneità ci invitino a riflessioni non così scontate, perché sembra che invece il Dio denaro sia davvero quello che gratifica tutto, vi renderete conto che strada facendo il Dio denaro perde di colore. E chi si ferma solo a quello ha dei vuoti interiori pazzeschi. Una cosa importante per esempio è il volontariato. Il volontariato sta in piedi non certo per il denaro, non c'è, ma proprio per la passione, per lo spirito con cui una persona si dedica agli altri. Quindi sarebbe importante fare un'esperienza di volontariato. Di volontariato, magari la state già facendo, non lo so, ma questo vi rende, vi dà l'idea della gratificazione che si può provare nel fare un'attività dove non si è mossi dal denaro. Questo vuol dire provare motivazioni intrinseche, non motivazioni estrinseche. La nostra società, purtroppo, e questa è colpa nostra, non è colpa vostra, ci ha abituato a ragionare secondo logiche estrinseche, cioè io faccio una cosa se ho un guadagno quantificato. Lui lo sa perché l'ho fatto mille volte questo esempio, ma se io ho i miei studenti domani, no, oggi, che non so, domani faccio lezione e dico guardate che dopo domani, che sabato no, facciamo sempre un esempio che funziona perfettamente. Funziona perché parlando anche di voi, perché sono sicuro. Dico guardate che lunedì ho tempo, supponiamo, vengo e vi parlo della crisi economica, dello spread che adesso è andato in giro, no? Sentite, no? Cosa sta succedendo, l'economia, un po' tutta questa cosa, no? Bene. Vi spiego un po' cosa sta succedendo. Allora, che cosa succede? Succede che si alza il famoso ditino, dice, scusi professore, ma se io vengo con il signore, vediamo un ditino. Lei ci riconosce dei crediti. Ecco, questa affermazione, questa richiesta, nasconde di fatto una motivazione estrinseca e non una motivazione intrinseca. E mi spiego.
che io sto dando ai miei studenti è una conoscenza su un fenomeno che sta avvenendo adesso. Quello è il, tra virgolette, prodotto che io ti sto dando. Ma il fatto di essere ammagliati dalle motivazioni estrinseche distrugge questo prodotto, perché lo studente non lo considera più e valuta se venire o non venire alla mia, al mio incontro non in ragione dell'interesse che ci può essere sul fatto di conoscere o meno che cosa sta succedendo sullo spread, che è uno studente di economia che penso possa interessare, ma se due crediti sono riparano, diciamo così, il tempo che viene in aula per sentire la mia lezione, oppure non sono sufficienti perché per due crediti vado, sto a casa a studiare, oppure vado a fare un giro con la mia amica che ero già d'accordo. Capite che quello diventa il termine di fare volta. Allora, noi siamo abituati, purtroppo questo è un processo educativo in cui la società attuale è colpevole, cioè la cosiddetta società del mercato, non l'economia di mercato, che è una cosa buona, è la società del mercato che è una cosa non tanto buona e che crea questi tipi di valutazione. Cioè noi siamo abituati a valutare ciò che è tangibile, come quasi fosse un prezzo. Il credito, in fondo, è come se fosse un prezzo di scambio. E invece fa sparire quello che è il vero prodotto che io sto dando, cioè la lezione, che uno si porta a casa, che è la conoscenza. Ma di per sé il fatto che, per esempio, uno dei suoi alunni partecipi sulla società di monetà per la crisi economica, perché vuoi sentirla parlare, sì, non è di per sé comunque un interesse estrinseco? No, perché porta un valore aggiunto, ma quel valore aggiunto ha la sua funzionalità all'interno della persona. Certo, però siccome non è remunerata subito con un credito, perché mentre la remunerazione col credito è immediata ed è tangibile, è scritta sul curriculum, il fatto di avere una conoscenza in più, sì, certo, potrà essere spesa in una vita, no? Qui invece c'è una cosa tangibile, subito. Quello che dicevamo prima, il cortotermismo, tutto è subito, no? È come dire, sì, io ti do 500.000 euro, ma te li do da 30 anni. Dice no, invece io preferisco 20.000 euro oggi, perché almeno ce li ho subito che mi permettono di spenderli e mettere in piedi un'impresa per te, preferisco oggi piuttosto che aspettare. E lì è la stessa cosa. Oggi noi cerchiamo di massimizzare subito tutto quantificando. Quindi questa è la riflessione intorno al senso del lavoro. Per trovare le motivazioni intrinseche al lavoro. Perché vi fa cambiare completamente il senso del lavoro. Ma siamo anche noi gli artefici, senza aspettare che gli altri ce lo costruiscano. Ci sono persone che da lavori molto semplici hanno costruito delle situazioni molto belle grazie alla loro capacità di immaginare il loro lavoro in modo diverso. Guardate che anche insegnare, io qua di fronte a una professoressa, io sono un professore, guardate che insegnare lo posso fare in mille. Io posso entrare in aula, prendere il libro e dire, conoscevo un professore che faceva così, tu leggi il primo capitolo, e questo professore cosa faceva? Prendeva il libro, metteva il dito dentro, lo metteva dentro e iniziava a camminare un'ora così. Cioè sentirsi leggere il libro, io me lo vedo a casa, non ho bisogno di sentire leggere il libro, questo faceva il professore. Professore di un liceo da un'altra parte, e ci va così. Ci può essere invece il professore che si spende perché vuol fare arrivare a voi delle conoscenze, si studia, si prepara, vuole contribuire alla vostra educazione, cambia completamente. Ma voi capite questo qua tutte le mattine che arriva? Cioè, a me verrebbe scura la vista pensare di andare in un'aula e di dire a lui leggi il primo paragrafo, poi leggi il secondo paragrafo e stare lì a passare tutta la mattina così, una roba devastante. Eppure uno stesso lavoro può essere letto in tantissimi modi, può essere riempito di contenuti in tanti modi, ma siamo noi che lo il nostro contesto lo possiamo creare noi. E ci vuole una nostra contribuzione, anche la nostra volontà. Non so se ho risposto un po'.
Prego. Riguarda i robot. Sì. I robot sono creati dall'uomo. Sì. Ma l'uomo potrebbe vivere senza di loro. Sì. Cioè, dunque, non so se voi sapete cosa vuol dire robot. E non è una parola francese, no, non è una parola latina, significa, dunque, robot deriva da robota, che è una parola ungherese che significa schiavo, robot, che appunto si scrive robota. Ed è stata inventata nel mondo dell'arte, della rappresentazione, da un certo Shevik, il quale appunto mette in scena una rappresentazione chiamando questa rappresentazione robota, e dove c'erano appunto degli automi che servivano gli uomini, e da lì nasce il termine robot. Quindi la parola robot vuol dire schiavo, cioè servitore, colui che serve, non colui che domina. Capite? Quindi questo è interessante, conoscere anche le radici delle parole, no? È interessante, perché ti fa spiegare tante cose. Certo che noi possiamo vivere anche senza robot. Diciamo che l'umanità, prima dell'avvento dei robot, delle meccanizzazioni, ha vissuto delle stagioni importanti, solo che con l'avvento delle macchine, se noi vediamo una curva molto interessante che ci fa vedere come appunto la produttività nel mondo è cresciuta, fino a un certo punto, fino alla rivoluzione industriale, era sostanzialmente piatta, cioè per secoli c'è stata una situazione sostanzialmente piatta. Con l'avvento del macchinismo, perché la prima rivoluzione industriale, la seconda, creando la macchina a vapore, vincendo poi successivamente l'elettricità, si è arrivati al macchinismo, cioè le macchine che aiutano gli uomini a produrre, c'è stata un'impennata della curva. Proprio interessantissimo vedere che per lunghi anni, per secoli, siamo andati avanti con una curva praticamente piatta, e poi a un certo punto c'è stata un'impennata. Questo ci fa dire come l'ausilio della macchina ha permesso di viaggiare moltissimo in avanti, nel senso di sviluppare, no, la produttività delle cose da parte dell'umanità. Il problema è poi perdere il controllo. La stessa cosa, voi sapete, è il rapporto che abbiamo con l'ambiente, no? Tema ecologico, ambientale. Sembra quasi che la produzione, cioè chi fino ad oggi ha prodotto, è come se avesse prodotto pensando che l'ambiente fosse infinito. Invece sappiamo che l'ambiente è finito. Quindi tutti i problemi dello sfruttamento dell'ambiente e delle cose che stiamo vedendo, voi vedete alluvioni, catastrofi, lasciamo stare i punti che cadono, ma situazioni drammatiche dovute appunto all'ambiente che si ribella, città, se andate a vedere in Sardegna cosa è successo in questi giorni, città allagate, fiumi d'acqua che pervadono le strade. Tutto questo ha un senso, come mai succede? Perché la natura si ribella. A un certo punto siamo arrivati al limite, abbiamo costruito, pensate in Liguria, no, si è costruito sul minimo appezzamento lì attaccato alla roccia, poi a un certo punto sale giù e succedono morti, succedono disgrazie. Ma questo, ahimè, è dovuto al fatto che non c'è stata quella logica del limite, e non c'è stata quella coscienza che è necessario mettere in atto quando si sviluppano determinate cose. Quindi la conoscenza senza la coscienza è molto pericolosa. C'era qualche anno fa una bella pubblicità, ovviamente le pubblicità belle sono pochissime, cioè che fanno riflettere. Questa secondo me invece era un'ottima pubblicità. Parlava di uno pneumatico e diceva così: la potenza non è nulla senza il controllo. Ed è verissimo. La potenza non è nulla senza il controllo, perché se io sviluppo una potenza infinita ma non lo so controllare, quella potenza è inutile,
perché mi si può riversare contro. È come se io lanciassi una macchina, un'automobile a una velocità tale che poi non si ferma più. Chi è che non serve a nulla, nessuno può andare su quella macchina. Quindi anche la macchina più veloce in pista, ma che non ha un sistema frenante, che quando io freno un tot metri si ferma, diventa inutile. Quindi la potenza non è nulla senza il controllo. Quindi la potenza va sempre controllata in qualche modo. Così come la conoscenza, che è un fattore di potenza, va controllata in qualche modo. Da che cosa? Dalla coscienza. Bene, se c'è qualche altra domanda, no? Ringraziamo nuovamente Davide per questo pomeriggio veramente profondo.